entra Ambrosi, i fischi del Celeste sono tutti per lui, per l'ex catanese Alessandro Ambrosi, acquistato in settimana dall'Ancona di Ermanno Pieroni. E sarà proprio l'attaccante dell'Ancona, l'ultimo arrivato, che sostituisce Max Vieri, come vediamo, a procurarsi questo fallo. Eccolo qui, fallo di Criaco su Ambrosi. Restano a terra i due, si riprenderanno. E qui il gol dell'Ancona. Albino, il suo sinistro che non lascia scampo a Manitta, passa sotto le gambe di Obedio. Rivediamo in questo replay come il pallone vada a infilarsi proprio sotto le gambe di Antonio Obedio, e Manitta, a Manitta non resta che guardare la palla che si insacca in rete. Festeggiano i giocatori dell'Ancona, il loro capitano Albino. Esce Criaco, entra Gutierrez. Spregiudicato adesso l'atteggiamento in campo del Messina, successivamente entrerà anche Ciccio Marra. Il Messina avanti, ancora Sullo sulla sinistra, mette in mezzo Godeas al volo per Gutierrez, che incredibilmente manda fuori da posizione favorevolissima. Era il 43esimo. Restano pochissimi minuti per il Messina, c'è un lancio sempre di Sullo. Gutierrez con la mano involontariamente, il pallonetto, e finalmente arriva il gol dell'1-1, l'inisperato 1-1, visto che mancavano pochissimi minuti al termine. Primo gol su azione del Messina in questo campionato di Serie B. Rivediamo, primo gol in Italia di Julio Brian Gutierrez. Si aggiusta involontariamente il pallone con la mano, poi pregevole il suo pallonetto che vale l'1-1. Una sconfitta sarebbe stata davvero immeritata per il Messina. Il punto, viste come si erano messe le cose, va bene. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi.